siamo qui per presentare questo libro bellissimo, Questo sangue non è mio. E Giovanni è incise. Grazie. Grazie. Comincia con questa scena insolita, drammatica, che cattura subito il lettore perché c'è una ragazza insomma... giovane donna, diversamente piccola, insomma, che esce da una casa, da un quartiere d'anni di Roma, con molta fretta e ha una mano che gronda sangue. E noi ci chiediamo, questo sangue, che cos'è? Si è fatta male? Ha fatto male a qualcuno? O sta uscendo da una festa particolarmente intensa? Più che un romanzo di formazione, è un romanzo sulla solitudine, sugli effetti dannosi che un'estrema solitudine può causare nella società di oggi, su una persona, su una donna, che oltretutto è anche una donna disturbata, quindi che non ha tutti i mezzi per affrontare la velocità e la spietatezza della società moderna. Sì. Nel caso di Carlotta invece queste conferme non arrivano, lei comincia a voler strillare da sola e poi succede qualcosa, perché quando è bambina, è piccola, viene fuori comunque una personalità che è diversa da lei, però è sempre lei. Quindi possiamo dire con un termine per personalità multipla, disturbo personalità multipla. Sì, può essere una donna schizofrenica perché c'è una voce che gli va in testa tutto il tempo, con cui lei dialoga e interagisce, o può essere una presenza che è entrata dentro di lei, può il lettore scegliere se è un libro, un romanzo che va più verte più sul fantastico, sull'horror forse, oppure sul realistico, contro una donna che non sta bene. A me l'hai sentito. Hai sentito come urlava, ma non c'è nulla di divertente. Ma come no? L'hai conciata proprio bene. È stato terribile. Per lei di sicuro. Io avrei voglia di mettermi a fare salti di gioia. Guarda che stavolta non uscire con facilità. Preoccupiamoci di uscire di qui intanto. Stai attenta a dove metti i piedi. Questi gradini sono lisci come il ghiaccio. Ci mancherebbe soltanto che ti rompessi una gamba cadendo. Sto facendo attenzione, tu cerca di fare silenzio. Ma quanto manca ancora? 2 piani. Mi sembra di non arrivare mai. 2 rampe di scale, discesa al fiato corto, la schiena sudata e stai iniziando anche a puzzare. Dio mio, che spettacolo patetico. Smettila di rimproverarmi. Quanto fiato ho sprecato cercando di convincerti a mantenere la forma. Hai passato tutti questi anni a lasciarti andare e adesso guardati. Non mi sembra il momento giusto per quel tipo di impianto. Perché non taci una buona volta? Sentisci mia cuore e ti ci butto io giù da queste scale. Malgrado in quel momento avesse cose più terribili su cui concentrarsi, Carlotta non poteva fare a meno di ricordare tutte le volte in cui aveva pensato di iscriversi in palestra, mettersi a fare yoga, magari anche soltanto andare a correre per il quartiere. Adesso si rendeva conto di quanto sarebbe stata una scelta giusta. Non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche pratico. Perché si affannava a scendere le scale, le sembrava che il cuore le stesse per esplodere e schizzare fuori dal suo braccio. Se ti può consolare, hai appena vissuto il tuo momento di gloria. Il gesto che hai compiuto è il picco massimo della tua miserabile vita. Un'opera d'arte, il tuo capolavoro. Io non direi proprio. Io dico di sì invece. Stai attenta, tieniti al corrimano, guarda dove cammini. E smettila di sbattere i tacchi in quel modo. Sveglierai tutto il palazzo, sempre che non lo abbiano già svegliato le urla di quella troia. Mi sembra di sentirle ancora da qui. È stata la cazzata più grande che potessimo fare, altro che un momento di gloria. Ti ha praticamente chiesto lei di farlo, la sua aria da puttana di lusso, il suo modo altezzoso con cui ti rivolgeva la parola, la sua fitta dolcezza, per non parlare del suo appartamento da 2 milioni di euro.